ragazzi, reaction a tutti quanti carichi, pimpanti, bellazzini nel canale. Siamo a un giorno da Juve-Cagliari, altra partita decisiva dove servono i tre punti. Incollatevi ben saldi con le cinture al sedile perché oggi si parte, si decolla. Tanto da dire a livello di mercato, a livello di rinnovo di Dybala, quindi qualche indiscrezione importante. E soprattutto a dare un giudizio alle parole di Allegri, che ha detto, soprattutto in un punto della conferenza, qualcosa veramente di grave, che appunto andremo a snocciolare e sgranocchiare insieme. Partiamo però con i saluti, ringraziamenti prima a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti nel canale, grazie di esserci, grazie di dare tutto questo sostegno allo Stivello Magno, che vuole tanto bene, vi accoglie sempre con le braccia aperte. E un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto tempo mi seguono. Allora, volevo partire innanzitutto con una piccola, se vogliamo, introduzione sul rinnovo di Dybala, perché molti stanno gettando fumo negli occhi ai tifosi dicendo che è tutto fatto, che è soltanto una formalità, che Orge Antun è venuto appunto a Torino per, diciamo, dare un bando alle ciance, quindi firmare questo benedetto accordo, evitare che Dybala firmi a zero con un altro club, eccetera. Ma tutte queste cose non risultano vere. E chi è che lo ha detto? Icardi, che è un piccolo azionista appunto della Juventus, ha detto chiaro e tondo che Dybala ha un accordo con un altro club e non esclude, visto che il giocatore è molto attaccato ai soldi e aveva già rifiutato le proposte di Manchester United e Tottenham in Premier, che possa andare in America e in Emirati Arabi come fece Giovinco per guadagnare un po' di più. E ricordiamoci che Dybala ha avuto alti e bassi a livello di amore verso la maglia juventina, perché all'inizio sembrava veramente scoppiato l'amore tra tifosi e lui, perché era un giocatore veramente strabiliante che faceva 26-23 gol a stagione. Poi c'è stata questa vicinanza clamorosa tra lui e il Manchester United e Lukaku da noi, che poi finì all'Inter, non se ne fece più niente, proprio perché Dybala rifiutò lui di andarci, perché diciamo le clausole che appunto avevano messo quelli degli United nel contratto non lo soddisfacevano. E la stessa cosa valse per il Tottenham, che provò insistentemente a prenderlo. E adesso, che sembrava che il rapporto si fosse un po' colmato e, diciamo, rimesso a posto, le cose sono iniziate di nuovo ad andare alla deriva. E quindi non ci sono certezze. Quindi si continua a dire che lui rinnoverà e sostanzialmente tutto andrà a posto, però obiettivamente è una situazione in bilico, perché lui, da gennaio in poi, può firmare per l'Inter, può firmare per il Tottenham, per il United, per il Barça, per l'Atletico, per chiunque vuole, a zero. Quindi questa è una di quelle perle che volevo appunto buttarvi lì nel piattone, nel calderone, perché non è scontato che Dybala rinnovi. Quindi volevo un attimo togliere dalla testa queste idee che sia scontato, anche se a livello tecnico è il giocatore con più talento e coi piedi migliori di tutti. Abbiamo visto però, quando non c'è lui, la Juve comunque vince, anche giocando malissimo, non c'è il gioco, non c'è l'anima, però quando non c'è lui, quando manca, riusciamo a trovare delle energie nascoste e delle sinergie tra i giocatori che ci portano a delle vittorie, anche magari striminzite, però arrivano tre punti. E quindi diciamo che il rendimento della Juve è palesemente migliore senza Dybala che con. E niente, questo era il primo inciso che volevo fare appunto, aprendo così, e poi volevo andare a parlare anche della possibilità che possa arrivare Martial, come ha detto anche l'amico Samo, che ci tenevo a salutare, che mi ha dato un articolo interessante, appunto una fonte interessante, il bianco-nero di Marcello Chirico, che ha chiaramente aperto alla possibilità del trasferimento di Martial, perché l'agente stesso ha parlato appunto di questa chance che la Juve ha di prendere il giocatore, che tra l'altro è un classe 95, quindi 26enne, ancora qualcosa da dire, sicuramente può migliorare molto, e l'unico problema è che è un auto esterno d'attacco. Quindi o la Juve si libera appunto di Kulusevski e di qualcun altro in attacco, magari mandando in prestito Caio George, se no diventerebbe un po' difficile, diciamo, mettere insieme anche lui nella rosa. Chiaramente è un altro di quei nomi che fa rizzare i capelli, perché è un giocatore comunque sicuramente di talento, che però al Manchester United si sta perdendo, un po' come molti altri giocatori come Van de Beek, che avevamo nominato per il centrocampo, e quindi non è scontato appunto che si riesca a chiudere la trattativa. Però diciamo che c'è questa vicinanza tra i club, proprio perché la gente è in stretto contatto con Cherubini, che comunque tiene la porta aperta nel caso non si riesca a fare nulla a livello di mercato per nomi top. Quindi teniamo questo nome nel taccuino e vedremo cosa succederà. Altra cosa importante da dire, che mi premeva appunto, è il discorso che riguarda Rivabene, che secondo me, ribadisco quello che avevo detto anche ieri, il concetto, l'ha sparata un po' grossettina, cioè
Nel senso che Elkan non ha mai fatto intendere che non ci sarà mercato, assolutamente. È sempre stato uno che ha fatto trapelare tramite di stampa il fatto che la Juve ha bisogno assoluto di rinforzarsi a gennaio, e lui davanti alle telecamere, insieme a Nedved, quindi non è l'unico colpevole, è andato a fare delle dichiarazioni proprio come posso dire, da posapiano di Elkan, cioè non di un dirigente AD, quindi amministratore delegato, di fare le veci appunto di Elkan, di guardare quello che fa Agnelli, di poter prendere decisioni. Ha dimostrato che non è assolutamente in grado di farlo, oppure non vuole farlo, e ha il guinzaglio come un cane. Quindi questa è una cosa sconcertante per certi versi, perché ci aspettavamo che appunto nelle difficoltà più atroci in cui si era cacciata la Juve, magari qualche figura importante dirigenziale ci avrebbe portato fuori con un po' di autonomia, cioè prendere in mano una penna e fare delle firme autonomamente, ma questo non si sta verificando. Quindi attenzione anche a questo stravolgimento, perché quello che sembrava poter essere un nuovo pertugio di speranza per tutti noi tifosi di fare mercato a gennaio potrebbe, dico potrebbe, rivelarsi un fiasco, e potremmo trovarci appunto con un pugno di mosche in mano e un gennaio ancora peggio di quello che ci avevamo prospettati. Mi auguro che non sia così, perché come tutti voi ragazzi, lo dico a nome di tutti, col cuore in mano, mi auguro appunto che arriva bene, Neve aveva detto queste frasi giusto di circostanza, per pararsi un po' il di dietro e non fare le brutte facce davanti ai calciatori, che appunto chiaramente andrebbero in difficoltà e calerebbero di morale, di prestazione, sapendo che arriva qualcun altro, magari a sostituire proprio loro. E quindi vedremo, sotto traccia, può darsi che salti fuori qualcosa. Per quel che riguarda Allegri, allora, non mi è piaciuta assolutamente la risposta che ha dato a Manuele Gamba, che riassume un po' tutto quello che ha detto Allegri. Perché tendenzialmente alcune cose sono state anche carine e simpatiche, quando ha detto che serve arrivare a 34 punti, il Cagliari è un'ottima squadra con tre attaccanti che potrebbero giocare dal decimo posto in giù ed essere decisivi, come João Pedro e Pavoletti su tutti, però è una posizione di classifica che non merita, perché a livello tecnico hanno giocatori molto validi che, se si svegliano e acquisiscono consapevolezza, possono mettersi in difficoltà. E lì ci può anche stare, quindi ha detto che serve la partita tosta. Un esame prenatalizio assolutamente da portare a casa, non si può cincischiare, bisogna avere i 3 punti e cercare di rimanere in scia per il quarto posto. Poi si è praticamente contraddetto quando Gamba appunto ti ha fatto la domanda: ma Allegri, dove vorresti essere dopo gennaio-febbraio, il mese appunto che hai detto difficile, in cui ci saranno tutte le sfide, scontri diretti con Roma, Milan, Napoli, eccetera, Inter anche, e prima della Champions? Lui ha detto: mi firmerei per essere nella posizione dove siamo adesso, circa. Quindi questo ha riassunto tutta la conferenza. Lui poteva aver detto anche delle genialate prima, ma dicendo una cosa così ti fa capire indirettamente la piccolezza della rosa che abbiamo e l'incapacità sua di poter pensare in grande. Lasciate un bel pollicione, ragazzi, se avete visto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie come sempre di esserci, un abbraccio.